La mia vita è noiosa. Quante volte ci ritroviamo a fare questo pensiero? Quante volte ti sarai sentito scontento, annoiata? Tante, ma questo accade per un motivo e non è quello che pensi. La tua vita non è oggettivamente più noiosa di quella degli altri. Anzi, potremmo arrivare a dire che quasi tutte le vite si somiglino, e anche se ci sono delle variabili, le costanti sono molte di più. Giornata tipo dell'essere umano, dall'Italia a New York o al Giappone. Tutti ci svegliamo perché tutti abbiamo un altro giorno da vivere. E avere un altro giorno da vivere significa anche dover affrontare delle sfide e degli impegni. Queste sfide possono sembrare molto diverse, ma in realtà sono tutte accomunate dalla loro natura di sfide. Portare il pane alla propria famiglia a Trapani può essere difficile, frustrante e triste, esattamente quanto combattere una depressione maggiore in un attico a New York. Sapendo di avere tutto dalla vita, ma sentendosi più vuoti di un guscio di avocado in un locale a Milano. Quindi ci svegliamo la mattina, e non come nelle pubblicità, non tutti belli, freschi e pronti a sorridere, ma pieni di mattina, in faccia. E il nostro cervello si attiva facendo del suo meglio per dare un minimo di presentabilità al primate senza peli che in realtà siamo. Ci laviamo, ci vestiamo, mangiamo qualcosa e siamo pronti a trascorrere la maggior parte del nostro tempo lavorando o studiando. E solo in rarissimi casi quello che facciamo, quello che studiamo combaciano perfettamente con qualcosa che amiamo. E comunque questo non fa alcuna differenza, perché anche la cosa più bella di tutte è fatta giorno dopo giorno dopo giorno. Dopo giorno. Diventa comunque un impegno e quindi comunque qualcosa di noioso. La realtà è che nello stesso istante in cui accettiamo di avere un impegno, quell'impegno porta con sé dei compromessi. E questo vale per tutti. Anche l'influencer più sorridente o il politico più sicuro di sé hanno giorni in cui si svegliano pensando: giorno nuovo, stessa merda. Tutti condividiamo questa stessa esistenza, e un'altra cosa che condividiamo è come questa esistenza è distribuita. La nostra vita è fatta di micro episodi di 16 ore, perché tu dormi almeno 8 ore a notte, vero? In cui ci svegliamo, facciamo qualcosa che in qualche modo è produttivo e, finiti questi impegni, è arrivata l'ora di godersi la vita. Abbiamo migliaia di metodi sbagliati per farlo. Alcuni giorni sono talmente bravo che riesco a fare tutte e tre le cose contemporaneamente. Ma chissà come mai, neanche queste attività ci rendono felici e quindi ci dirigiamo verso il letto, più frustrati di prima, pronti a ricominciare questo loop. Ancora. E ancora. E ancora. Potresti pensare che la gente ricca e famosa non si svaghi nei tuoi stessi modi, ma questo è vero solo in apparenza. Tu vai a fare shopping all'Ipercop e loro nei magazzini di Beverly Hills, questo è vero. Ma per quanto ti sembrerà assurdo quello che ti sto per dire, a lungo andare la sensazione provata è esattamente la stessa. Questo perché fare shopping è l'atto. E l'atto non cambia. Al massimo cambia il setting, il contorno, ma questo poco importa al nostro cervello. Anzi, paradossalmente, se una persona ha sempre fatto shopping a Beverly Hills, quello che davvero la sorprenderà sarà fare shopping all'Ipercop. E ovviamente viceversa. Il fulcro del problema qui è questo. Abbiamo bisogno di una routine per mantenere gli equilibri nella nostra vita, ma allo stesso tempo la routine è ciò che rende la nostra vita così noiosa. E nel frattempo siamo bombardati di stimoli che ci vogliono convincere del fatto che la vita degli altri è puntualmente più ricca della nostra. Sembra proprio che non ci siano soluzioni. Vero. Eppure non è così, la psicologia ci offre tantissime soluzioni. Innanzitutto bisogna praticare la gratitudine. Avete presente quella storia per cui capiamo il valore di qualcosa solo quando la perdiamo? Questo avviene perché di base la società ci ha trasformati in grandissimi viziati, che non solo non sanno fare a meno delle loro comodità, ma le danno anche per scontate. È vero che dobbiamo lavarci ogni mattina, ma è anche vero che mentre lo facciamo potremmo notare la magnifica sensazione dell'acqua calda sulla nostra pelle. È vero che dobbiamo vestirci, ma potremmo anche apprezzare il profumo dei capi lavati di recente. È vero che dobbiamo fare colazione per non svenire, ma potremmo anche concentrarci sul sapore e sull'aroma gustoso del caffè caldo. Tutto questo non è scontato, e se lo perdessimo dall'oggi al domani, quanto ce ne accorgeremmo? Per aiutarci a non dare nulla per scontato bisogna fare due cose. La prima è non bersi quella visione della vita che ci vuole contenti solo quando iperconsumiamo. La seconda è stare in quello stato che gli esperti definiscono flow. Ci sono tantissimi metodi per farlo, uno di questi è la mindfulness, ma l'argomento è troppo lungo, quindi lo lascerò ad un prossimo video. Secondo consiglio, sfruttare le opportunità nascoste nelle sfide. Abbiamo sfide da affrontare, e queste sono una rogna, ma è anche vero che se prese nel modo giusto, le sfide possono farci diventare più resilienti, più capaci, più maturi. Queste qualità sono sottovalutate nella cultura di oggi. Non si sentono di certo canzoni trap su quanto sia figo essere saggi, e su TikTok non diventi famoso dando il tuo contributo alla collettività, ma facendo così.
Terzo consiglio, smettila di confrontarti, specialmente se le persone con cui ti confronti studiano al millimetro l'immagine o lo status che vogliono far trasparire di sé tramite i social. Preferiscono dare un'immagine di sé sempre felice, sempre vincente, sempre sovraeccitata, facendo un danno alla psiche dei loro follower che si sentiranno sempre da meno. Tra l'altro il danno lo fanno anche a loro stessi e senza accorgersene, perché se si finisce col fondere il proprio vero io con la propria immagine pubblica, basterà che venga meno quest'ultima per crollare psicologicamente come castelli di carte. Tantissimi studi ormai hanno dimostrato che seguire questa gente abbassa l'autostima e l'efficacia personale. Sta solo a te decidere di pigiare quel maledetto unfollow. Se tutti smettessimo di seguirli, i loro imperi crollerebbero nel giro di pochissimo. Infine, dovremmo semplicemente smetterla di preoccuparci di seguire così tanto il concetto stesso di felicità e abbracciare tutte le nostre emozioni, anche quelle sgradevoli, che però hanno una loro funzione perché ci rendono più umani e quindi capaci di capire le sofferenze altrui. Perché essere felici non significa essere sempre felici. Io me la sento di darti un ultimo consiglio. Tu hai le stesse 16 ore al giorno che hanno Bill Gates, Elon Musk o Kim Kardashian. Ed esattamente come loro ti svegli, respiri, lavori, mangi e fai la cacca. Magari il tuo cesso non sarà come il loro, magari ci saranno mille differenze, ma queste differenze non riguardano le cose essenziali. Tu, esattamente come loro, puoi compiere delle scelte, influendo sul tuo destino in maniera intelligente o no. Puoi decidere di allenare il tuo fisico e anche se non lo farai in una palestra di Beverly Hills, funzionerà lo stesso. Puoi decidere di leggere i loro stessi libri, anche se probabilmente saranno in formato economico. Puoi decidere di mangiare cibi gustosi e sani, preparati da te però e non da uno chef famoso. Tutto quello che devi fare è scegliere, di uscire dallo schema di pensiero che ti vuole pedina e diventare giocatore. E per farlo dovrai sfruttare tutte le occasioni che quelle 16 ore portano con sé. È solo a quel punto che anche senza la macchina dei tuoi sogni, o il lavoro dei tuoi sogni, o la borsa dei tuoi sogni, capirai che il bello della vita risiede nei dettagli. E quei dettagli non ci sarà bisogno di sognarli, perché sono sempre stati lì.